Buongiorno a tutti da Sandro Cane, ho recuperato il microfono così magari l'audio risulta più migliore. Ecco. Sono le 5 del mattino, ho passato la notte a suonare e a pulire la cucina perché non c'è nessun altro che lo fa. Ho fatto una pulizia un po' più profonda, scusate l'inquadratura, ma non riesco a entrare. Ok, adesso sono dentro, diciamo, dai. Resta la bici e tutto. Allora, stasera ho preso l'occasione che magari domani non c'è tanto lavoro, perciò sono andato avanti con video e cose. Purtroppo la casa è inagibile per fare video, perciò non posso farli in casa. È impossibile muoversi proprio, fare una postazione, che okay, c'è troppo confusione, c'è troppo sporco, c'è troppo. C'è il cane, non ci sono le prese, non ci sono i mobili e perciò è difficile anche fare mettere a posto tutto. Ci vorrebbe un investimento, ma non posso farlo io se non lo fa il capo, non si può fare niente. In ogni caso, bando ciance, allora installato i parafanghi qua sulla Black Snow 969S Old Skyl, perché essendo una randonner, diciamo che i parafanghi ci stavano. Ho preso questi parafanghi perché davanti non potevo installare nessun tipo di parafango, neanche sotto ruota perché non ci passava e perché ha un particolare design la forcella. E dietro ho installato questo altro parafango invece di quello retrattile, che secondo me ci sta anche meglio. E sono parafanghi della Rock Bros e sono parafanghi fatti anche appositamente per forcelle che non hanno l'attacco parafango, perciò anche per bici da corsa che non hanno l'attacco parafango, gravel che non hanno l'attacco parafango e altri tipi di bici, però non con grandissime coperture, ok. Qua siamo, quella davanti è 1,9, quella dietro un 40, probabilmente ci sta anche sul 50, ma non di più. Questi sono parafanghi comunque da bici da touring o da gravel o da corsa, non da mountain bike, ok. Allora abbiamo questi parafanghi della Rock Bros, non sono spettacolari, perché dico non sono spettacolari perché ballano un po', non sono proprio precisi, però è un parafango, voglio dire. Ci sono anche quelli che si attaccano con le fascette, questi specificamente si attaccano con le fascette e poi si regolano con le viti, ok. Hanno queste due staffe che possono essere allungate e, o accorciate e addirittura tagliate per adattarle meglio al parafango, e si possono posizionare sulla forcella davanti. Come avete visto, io ho un attacco per borsa, perciò ho dovuto giocarmela, ecco, per poterlo installare in un modo soddisfacente. E dietro invece ho questo portapacchi qua, perciò ho dovuto giocarmela anche lì per avere un risultato soddisfacente. Il risultato è abbastanza buono, anche perché non potrei mettere altri tipi di parafanghi se non quello retrattile, perché non ci passerebbe nel passaruota. Esteticamente mi sembra più che soddisfacente. Li testeremo, vedremo se si storgeranno e andranno a battere sulle ruote o no. Però diciamo che nel complesso, se avete bisogno di parafanghi, sono anche utili e sono veloci da togliere, perché basta svitare quelle due viti che vedete lì e sganciare i parafanghi e piegare gli attacchi e il gioco è fatto. Perciò eccoci qua, vi faccio vedere in dettaglio, ok. Perciò prendiamo il telefono e vi faccio vedere in dettaglio i parafanghi. Eccoci qua i parafanghi, questo è quello posteriore che io ho montato con la scritta Rock Bros davanti, perché penso che sia la roba più giusta, ecco. Non vorrei dire, ma
sembra così. Eccolo qua, lo vediamo da dietro, l'ho anche abbastanza centrato, nel video precedente era storto, ci sarà anche un piccolo magari, c'è un piccolo magari da aggiustare anche il portapacchi che magari è un po' storto, bisogna aggiustarlo un po'. Ed ecco qua, quello posteriore ho già guardato, non dovrebbe toccare la punta del piede. Quando girate ho già testato e dovrebbe essere tutto a posto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Eccola qua, ho rinastrato una parte perché era rinastrata da cani, adesso non si muove più, questa dovrò rifarla, penso anche questa, e fare la nastratura a rovescio perché lì l'ho fatta a rovescio. E qua la farò a rovescio anche qua probabilmente. Eccoci qua, sto aspettando la risposta perché nelle feste cinesi non lavora nessuno, sto aspettando la risposta per le borse artigianali. Ovviamente non ho molto budget per comprare tante cose, ragazzi, dovete portare pazienza. Vi mostro i video delle biciclette, vi mostro le avventure, il cibo e anche le problematiche che ho ultimamente, che sono sempre più grandi, e cercherò di risolverle tutte. Ecco, pian piano le risolviamo tutte. Ecco qua questa splendida bici, ottima, con una doppia e una 105, insomma, discreta, molto molto versatile sia per pianura che per viaggi che per commuting e per tempo libero. Ha una discreta capacità anche di carico, perciò insomma dai, niente male come bici, niente male, ha le sue prestazioni anche da velocista, insomma, nonostante sia con coperture importanti, anche una geometria, insomma, la geometria è comunque da gravel, anche se l'ho trasformata in randonner. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo questo splendido modello, finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Sandro Cane. Iscrivetevi, seguite le varie vicissitudini della vita qua in Cina, i miei progetti di bici, i miei video del cibo, i miei video delle disavventure, delle cose che mi succedono qua, le robe strane, il diabolico coupé elettrico e tutte queste cose qua. Ci vediamo ragazzi, mi raccomando iscrivetevi e io cercherò di fare più video possibile, più interessanti possibile. È stato un brutto periodo, orrendo, e ho avuto anche la diarrea oggi, è stato pesante. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao da Sandro Cane, speriamo di rivederci ancora. Ciao.